pezzi unici, così come la natura li ha creati. Le gemme possono essere tagliate, modellate, incastonate in gioielli di pregio, ma preservano caratteristiche uniche in ogni esemplare. Una materia prima preziosa anche per chi la lavora, trasformando la natura in arte, che è stata al centro di un incontro organizzato dal distretto 2120 del Rotary Club International di Puglia e Basilicata. Ospite d'eccezione Irene Pivetti, ex presidente della Camera e a capo della Onlus Learn to be Free, attiva nella promozione e nella preservazione del lavoro artigiano e del lavoro dei soggetti svantaggiati. Learn to be Free, come è noto, promuove, diciamo, opportunità di lavoro per persone svantaggiate in tutti i settori, compreso nel settore orafo. Abbiamo un progetto molto impegnativo dedicato alla filiera orafa e quindi ogni iniziativa che aiuta a valorizzare dei segmenti virtuosi di questa filiera, ad impostare un rapporto onesto, trasparente, chiaro con il gioiello, sia l'estrazione dei materiali preziosi, la loro lavorazione, la loro messa in commercio, tutto quello che concorre al bene in questo settore per noi è importante. Un viaggio attraverso il ruolo della natura come artista nel mondo delle gemme, di cui ha parlato anche Giovanni Bossi, presidente della Fondazione Willy Andergassen, che opera per la divulgazione dei concetti scientifici della gemmologia. L'intento della Fondazione Andergassen è quello di diffondere la conoscenza e la passione per le gemme, anche al di là del loro valore venale evidentemente, e persino al di là del fatto che possono essere o meno incastonate in un gioiello. Io penso che questo approccio, che mi permetto di usare un termine un po' antiquato, devoto nei confronti della natura, merita di essere premiato.